Ma purtroppo, secondo pronostico, lo scontro al vertice della Serie D di basket tra Coop Bucine Valdambra, Valdarno Sporting e Geobasket Grosseto, con la vittoria dei più che favoriti ospiti. Sin dalla prima palla a due si capisce che sarà una serata di sofferenza, mare e mani scappano sull'11-2, poi controllano anche il ritorno del primo quarto, chiuso sul più 8, 22-14. Prima dell'intervallo lungo, inoltre, il Geobasket innesta una marcia incredibile, non sbagliando mai né in difesa né in attacco. Compie un parziale di 19-0, va a quota 41 punti e solo prima del riposo sono a più 20, 43-23. A questo punto l'apprezzabile reazione dello Sporting, che riesce a ritornare in linea di galleggiamento. I ragazzi allenati da Coach Bini arrivano anche a meno 8, palla in mano, ma chiudono a tre quarti del match 49-60 prima di ricevere l'ultimo allungo ospite con la Geobasket, che vince dunque 79-66 ed interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive. Poco male non è questo però l'avversario con cui fare i conti per la Coop Bucine per la conquista di un posto tra le prime 8 a fine stagione. Obiettivamente abbiamo perso con una squadra che stasera perlomeno è stata più brava di noi. Hanno giocato meglio la palla, hanno fatto più canestri di noi, sono stati bravi, sono una squadra costruita per vincere, stanno vincendo e loro hanno fatto il suo. Piccolo rimpianto che abbiamo, che noi il nostro non l'abbiamo fatto, una squadra come questa non gli possiamo regalare due quarti, come abbiamo fatto anche con altre volte. Stasera l'impresa non ci è riuscita, però la cosa nettamente positiva è che con una squadra così, al secondo quarto siamo arrivati sotto 27, siamo tornati fino a 8, quindi ce la possiamo giocare. Il nostro obiettivo, come ripeto, sono i playoff. Questa è la dimostrazione che siamo perfettamente in linea per arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo cominciare a lavorare subito a testa bassa la martedì. Perdere con loro, che hanno perso una partita, una gran bella squadra, gioca con la palla, fa un canestro, niente da dire, hanno vinto loro meritatamente. No, due giocatori, uno stasera mancava, che l'anno scorso hanno vinto il campionato di Sci Silver, quindi bisogna imparare che non sempre le rimonte riescono, specialmente contro le squadre attrezzate come Grosseto, però andiamo avanti, siamo secondi in classifica e il campionato è ancora lungo. Non cambia nulla i nostri programmi. Sicuramente stasera è mancato anche un po' di punti dagli esterni. Abbiamo sofferto nel reparto lunghi, soprattutto a rimbalzi. Loro, si sapeva, insomma, ci sono dei giocatori che hanno calcato anche categorie superiori, quindi c'è da imputare poco ai nostri ragazzi, alla nostra squadra.